Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ecco, dicevo prima, oggi prendiamo consapevolezza, maggior consapevolezza del cuore della nostra religione, che è il dono del corpo e del sangue di Gesù. Ecco, vedete, fin dall'antichità, da sempre, diciamo così, l'uomo ha cercato un contatto con Dio. E lo ha cercato nella preghiera, ma non solo. Oltre alla preghiera vuole dare qualche cosa a Dio. Pensate, quando uno entra in chiesa, va a pregare, ad esempio, alla statua della Madonna, la cosa che gli viene spontanea è anche accendere una candela, no? E non è una cosa così a caso. Quando uno vuol bene a una persona, lo va a salutare e poi magari gli fa anche un regalo. Un innamorato porta i fiori all'innamorata. Ecco, abbiamo bisogno, oltre di parlare, anche di dire, di dare qualche cosa. E allora, fin dall'antichità, da sempre, l'uomo ha voluto dare a Dio anche l'offerta di un dono che, così si è dispiegata questa cosa nel sacrificio. Cioè, cos'era il sacrificio? Si portava un animale, stiamo parlando di millenni fa, un animale, e i sacerdoti del tempo cosa facevano? Mettevano questo animale sull'altare, lo uccidevano, lo sgozzavano, poi il sangue veniva sperso sulla persona, sulle persone che donavano quel sacrificio, ed era l'idea che l'uomo aveva dato qualche cosa di grande, al punto di arrivare a dare anche il sangue, cioè la vita, la cosa più importante. Ecco, quindi il sacrificio da sempre è stato così il modo per arrivare in contatto con Dio. Passano i secoli, arriva Gesù, e Gesù non è che rinnega questa cosa, ma in qualche modo la personalizza. E andando a guardare anche le profezie, i profeti che dicevano: ma non è il sangue degli animali, è il sangue della tua vita che è importante per Dio. E allora Gesù che cosa fa? Trasforma gli animali, trasforma se stesso in quegli animali, cioè diventa lui l'animale sacrificato, diventa lui l'agnello immolato, per cui è lui che dona il suo sangue.
dona il suo sangue a nome di tutti. Per cui la più grande offerta al Padre di sempre, di tutta la storia, è quella del Figlio, di Gesù. E allora noi che cosa facciamo? Noi ogni volta che celebriamo la Messa andiamo a riattualizzare questa donazione. In ogni Messa Gesù si dona come agnello sacrificale. E quando prendiamo, il sacerdote prende l'ostia, che in quel momento è già Gesù, la spezza, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e lo spezza, come Gesù si è spezzato per noi. Ecco, questo è il mistero più grande, è il mistero della nostra fede. Ma sta a dire anche un'altra cosa, che così come Gesù, la nostra offerta più valida a Dio è l'offerta di noi stessi. Non in maniera cruenta, perché questo l'ha già fatto Gesù, che ha donato il suo sangue, ma noi invece possiamo donare la nostra vita. A chi? Agli altri. Quindi, così, guardando Gesù che dona la vita per tutti noi nel sacrificio rituale, noi nel sacrificio di ogni giorno doniamo la vita agli altri come sacrifici viventi di fronte a Dio.